Sì, pronto? Ciao Gabriele, sono io. Scusa l'ora tarda. Valerio, che c'è? Helen e Anita hanno avuto un incidente. Sto andando adesso in ospedale. Ma cos'è successo? Non lo so. Mi hanno avvertito dal commissariato, mi hanno detto che è una cosa grave, ma non hanno saputo dirmi altro. Sai almeno come stanno? Non ancora. Ho provato ad avvertire Giuliano, ma sempre il cellulare staccato. Comunque sono tutte e due ricoverate le Molinette. Ho pensato che fosse giusto avvertirti. Magari Giuliano ha bisogno di un amico come te vicino. Hai fatto bene, mi vesto e vengo lì. Ok, a presto, ciao. Ok, ciao, a dopo. Cosa voleva papà? Cos'è successo? Elena e Anita hanno avuto un incidente. Adesso sono in ospedale. Come stanno? Non lo sapeva. Ho detto che lo raggiungo in ospedale. Vengo con te. È indispensabile procedere al trapianto entro 12 ore, altrimenti rischiamo di perderla. Professore, ora con il coma indotto la situazione mi sembra stabile. La terapia farmacologica a cui la stiamo sottoponendo è troppo forte. Il fisico è debilitato. E poi il trauma subito ha fatto precipitare le cose. Ancora non riesco a credere come abbia potuto non accorgersi di essere affetta da una patologia così grave. Ma com'è possibile, professore? Non è così strano. Forse aveva avvertito qualche malessere negli ultimi tempi, ma non gli ha dato troppo peso. Comunque, l'unica cosa che conta ora è trovare un donatore al più presto. Nel frattempo manteniamo il coma indotto. Continuate a somministrarle i farmaci che ho prescritto fino a nuovo ordine. Stesse dosi, professore? Stesse dosi. Io vado a parlare con la famiglia. So di non poterti dire niente per consolarti, però ti sono vicina, Giuliano, davvero. Capito? Professore, e come sta Anita? La stiamo tenendo sotto sedativi. Ma abbiamo individuato la causa dei suoi problemi cardiaci. E cioè? La signorina Ferri soffre di una miocardite dilatativa di origine virale. È un virus che deve averla colpita da tempo, ma che forse è peggiorato nell'ultimo periodo. Probabilmente in seguito a un forte stress emotivo. Sì, ma non capisco, io non sono medico. La potete curare? Sì. Ma è necessario un trapianto di cuore. E lo dobbiamo fare subito. Entro 12 ore. Entro 12 ore? Entro 12 ore. Altrimenti potrebbe essere rischioso. Professore? Arrivo. Mi scusi, ora devo andare. La terrò informata. Senti, se non riusciranno a curarla qui la porteremo all'estero. Ti assicuro che conosco degli ottimi specialisti, Ivan. Stai tranquillo. Stai zitta. Vattene, tu non c'entri niente. Io c'entro come, Ivan? Ti sei scordato forse che sono la moglie di Ettore? Ho il diritto e il dovere di preoccuparmi per sua figlia. Se Anita potesse parlare, manderebbe al diavolo te e la tua falsa pressione. Vattene, lasciaci in pace. Grazie per essere venuto. Dov'è? Non sono andato via di corsa. Valerio, Elena non ce l'ha fatta.
È arrivata qui in ospedale in condizioni gravissime. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma non c'è stato niente da fare. E Anita? Come sta Anita? Non lo so. Ho parlato col professore adesso, mi ha detto che ha una forma gravissima di miocardite, una malattia al cuore. Sembra che abbia bisogno di un trapianto. Un trapianto perché? Perché sembra... Mi ha detto che questa malattia o è una cosa virale che si è trascurata per tanti anni o forse è aumentata con lo stress adesso. Valerio, bisogna trovare un donatore entro 12 ore. Pronto? Francesca, cosa c'è? Oddio, ti ha detto come sta Elena? In che ospedale sono? Arrivo, non ti preoccupare, arrivo. Senti, vado a cercare Giuliano, da che parte è andato? Guarda, sta arrivando, vieni. Scusate, signor Corsini, le dovrei parlare. Senta. So che non è il momento più adatto e che le potrà sembrare brutale quanto sto per dirle proprio adesso, ma abbiamo controllato, sua moglie era iscritta all'AIDO. Dobbiamo procedere all'espianto degli organi. Sì. Sì, Elena era favorevole. Agnese? Agnese? Adesso speriamo che ci metti questa valle. Adesso non credo nostra. Vita e speranza, dolcezza nostra salve. A te ricorriamo la via sui figli di Eva. Adesso speriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Il suo avvocato nostro, rivolge dagli occhi tuoi misericordiosi. Agnese, perché non va a riposare un po'? Come potrei con questo peso sul cuore, mentre quelle due povere ragazze lottano contro la morte? Le devo dire una cosa, Agnese. Elena non ce l'ha fatta. Era troppo grave.
L'intervento non è servito a niente. Da quando lei è arrivata, in questa famiglia non c'è più pace. Lei ha portato soltanto dolore e morte. Non c'entra niente. No, non saremo noi a giudicarla, signora. Deciderà soltanto Dio. Ma se fossi lei comincerei a pregare. Lei può sfuggire alla giustizia del re, ma Dio vede nei nostri cuori e può giudicare cosa ci meritiamo. Anche una brioche. No, per favore, mangiala tu, non ho voglia di mangiare, mi si è chiuso lo stomaco. E il caffè? Signor Corsini. Papà, cosa è successo? Elena, purtroppo non c'è più. Dove è andato Giuliano? È andato a vedere Elena.